Allora, ve la sentite di cominciare a vedere come funziona questo software? Ve la sentite di provare a creare il vostro primo video, o meglio di elaborarlo? E allora andiamo avanti. Cominciamo. Abbiamo deciso di provare Video Spin della Pinnacle. È un programma semplice, però che ci permette lo stesso di ottenere risultati carini, non troppo banale. C'è chi utilizza Windows Movie Maker, lasciate perdere, è una boiata pazzesca. È troppo limitato. Questo perlomeno, anche se è gratuito, vi permette di fare un po' più cose. Allora, prima cosa, l'abbiamo lanciato. Si è celato segnalazioni strane in mezzo, relative poi, tra l'altro, alla parte centrale, cioè alla pubblicità, ce ne freghiamo. Capita, ad esempio, se utilizziamo Windows XP. Io lo utilizzo, a volte capita, però vado avanti senza problemi. Se c'è venuta una segnalazione, un avvertimento in alto a sinistra, relativo alla nostra scheda audio, ce ne freghiamo perché ti dice guarda che non è una scheda audio di quel tipo, e noi, e chi se ne frega, possiamo lavorare lo stesso. Allora, guardiamo il nostro desktop. Qua c'è l'elenco delle cartelle, anche degli hard disk, delle partizioni. Questo invece è dove noi potremo riuscire a vedere il nostro filmato mentre viene elaborato. E questa è la timeline, è qua che noi lavoreremo, sulla timeline. Ogni programma ha la sua, però lo scopo è tanto lo stesso, cosa? Tagliare un video, unirlo, inserire delle foto, inserire della musica. Quindi si lavora su questa, che è la timeline. Allora, prima di tutto andiamo a cercare il nostro video da elaborare. Dunque, qua andremo su di un livello, qua invece selezioniamo il file video da una cartella differente. Perfetto, utilizziamo questo. Andiamo e noi l'andiamo a prendere da questa cartella qua. Allora, vediamo quale possiamo prendere. Prendiamo questo qua, Carnevale del Mare a Boca Chica, molto carino. Apriamo. Cosa ha fatto qua? Ha diviso le scene, cioè ha già riconosciuto le varie scene. Se voi provate a fare un video con la videocamera, terrete sempre fissa la videocamera in un punto, magari poi spegnerete, la girerete da un'altra parte. Ecco, il programma riconosce questo. Quindi, se volete, lo prendete e lo trascinate giù direttamente nella timeline, oppure ha già definito le varie scene. A volte è immediato, a volte ci mette un po' di tempo, non vuol dire. Facciamo una cosa, utilizziamo tutto il filmato, che tra l'altro, come vedremo, è già diviso in scene. Allora, abbiamo qua il nome, lo afferriamo con la nostra manina e lo portiamo qua, sulla timeline. E voilà. Vedete queste divisioni? L'ha già diviso. Allora, vogliamo un attimino vedere così, com'è. Cominciamo di qua, vedete? E siamo proprio all'inizio. E facciamo la riproduzione. Ecco, questo cambio non l'ha rilevato, questo cambio di scena, però possiamo rilevarlo noi. Come? Andando indietro. Direttamente a questo punto e tagliandolo. Come tagliandolo? Andiamo a vedere, semplicemente. Usiamo la guida se non lo sappiamo. Guida. Ecco, abbiamo anche training online volendo, ma noi ce ne freghiamo, facciamo argomenti della guida. Questo perché insegnarvi che bisogna sempre utilizzare le guide che ci sono all'interno di ogni software. Non possiamo pensare di sapere tutto, dobbiamo avere anche l'umiltà di dire aspetta, c'è sempre da imparare. Allora, non è proprio la guida come vediamo qua all'interno del programma, ma ci rimanda a un sito, questo qua della Pinnacle. Perfetto, ci dice che... Ci dice che non funziona niente, che in pratica non c'è più. Ottimo, beh, perlomeno questo video spin support è, insomma, incoraggiante. Andiamo per tentativi, anzi, andiamo
Allora, torniamo qua. Io voglio tagliare il video a questo punto, vado con la manina, mi posiziono esattamente come ho fatto, poi tasto destro, dividi clip, che ci dice anche col tasto l'inserimento ins. Quindi facciamo clic, avete visto? E ce l'ha diviso. Ora noi di questa prima parte potremmo dire, non ci interessa. Quindi, in mezzo, tasto destro, cancia. Oppure cancella, lascia spazio. Questo vuol dire che se faccio cancella, mi viene tutto trasportato a sinistra. Ed è interessante. È anche utile a volte che ci lasci lo spazio per inserire qualche cos'altro. Cosa? Vedremo subito. Allora, facciamo una cosa, lasciamo questa parte qua. Questa scena qua, io direi una cosa. Cerchiamo di separare l'audio dal video, in modo che possiamo cancellare il video e mettere qualcosa al posto di questa scena. Questa qua è una delle cose che capita spesso di fare. Tasto destro, vediamo se è possibile. No, sembra che non sia possibile, perlomeno da quello che dice qua. Ma noi troveremo il modo lo stesso di farlo. Allora, vediamo subito. Non è una cosa complicata, bisogna semplicemente capire come funziona e vedrete che poi sarà una cosa automatica che farete senza pensarci nemmeno. Allora, piccolo problema. Ho visto che questo programma non permette di fare una cosa che però, diciamocelo chiaramente, era abbastanza avanzata. E quindi possiamo fare lo stesso un buon video, ma in una maniera diversa da quella che pensavo inizialmente. Comunque, vedete qua, questa qua l'icona vi indica dei tagli dove sono, via discorrendo. Noi cosa possiamo fare? Ad esempio, la parte audio, azzerarla completamente. Ok? Poi, ad esempio, al posto di questa, cancella e lascia spazio, possiamo ad esempio inserire una foto. Mettiamo una bella foto della spiaggia. Ah, che fantastica. La mettiamo lì. Ecco, però, dovendo allargarla, dobbiamo andare a vedere nei minimi particolari. Quindi, perché diventare orbi? Accendiamo questo pulsantino, premiamolo e arriviamo qua. Ok, perfetto. Oddio, perfetto, perfetto non è, perché vedete che dimensioni un pochettino diverse. Abbiamo il bordo. Vediamo. Se è possibile. Ecco qua, perfetto. Abbiamo ingrandisci immagine a grandezza frame e ce l'ha messo così, perfetto. Andiamo ancora avanti. Facciamo questa, non mi interessa questa immagine, quindi cancella direttamente. Ecco, questa invece, ad esempio, è bellissima, è una bambina che balla, che è veramente dolcissima. La lasciamo. Qua invece vogliamo, senza cancellare niente, inserire qualcosa, quindi arriviamo qua, tasto sinistro e spingiamo verso destra. Non si riesce, come mai? Non ce ne frega niente. Vogliamo inserirci un'altra foto? Faremo in questa maniera qua. Vediamo un'altra foto da inserire. Ecco, una foto così, dalla strada. Prendiamo, clicchiamo e mettiamo qua dentro. Allarghiamo e viene automaticamente spostato tutto. Ok, sempre qua, tasto destro, ingrandisci immagine a grandezza frame e abbiamo ancora il nostro carnevale. Qua in basso possiamo, vedete, andare, muoverci direttamente. Quindi questo, lo lasciamo questo con gli uomini blu, non ci piace. Ah, abbiamo azzerato il lume, quindi anche questo. Cosa facciamo noi? Ci posizioniamo su una singola scena. Andiamo sulla traccia audio, perché vedete, questa qua è la traccia video, questa qua è la traccia audio. Andiamo qua in qualsiasi punto, clicchiamo e tiriamo giù. E verrà messo a zero volume. Ok? Questo qua magari lasciamolo. Questo invece lo cancelliamo e lasciamo però lo spazio. Quindi, control cancio se vogliamo pure così. A questo punto mettiamo un'altra foto. Quale possiamo mettere? Mettiamone una.
sono tutti posti fantastici da quelle parti. Quindi mettiamone un ecco di questo uomo qua che vende. Se io riesco a trovarne una che era fantastica, di un uomo che vendeva i quadri, ma veramente bella. Ovviamente nel momento che la cerco non la trovo mai. Fa niente, fa niente. Eccola qua, è bellissima. Trascino questa foto qua dentro, all'inizio, al largo, fino qua, tacchiti. Poi andiamo avanti, qua cos'è? Tutto nero, andiamo a vederlo. No, però facciamo una cosa, questa parte nera non mi piace, quindi andiamo a trovare il punto in cui da nero diventa con la scena. Ecco qua, vi ricordate cosa bisognava schiacciare per tagliare il video? Inks. Oppure questo. Tagliate. Questo cancelliamo e non lasciamo spazio. Abbiamo già elaborato il video. Togliamo il volume tirando giù fino qua. Ora, poi a questo punto, di qua in poi, noi vogliamo cancellare tutto il resto, quindi col tasto Canc. Perfetto, era anche l'ultima, ottimo. Benissimo. Poi in fondo, che dite, ci mettiamo un'altra foto? Ma sì, mettiamo un'altra foto e mettiamo, che ne so, una foto dei quadri domenicani, bellissimi. Allarghiamola un pochettino fino a 2 minuti e 30. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo un video che dura 2 minuti e 30. Ma è solamente così? Stop il video? No, 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 no. Possiamo anche ovviamente cambiare qualcosa, cosa mettendo le varie transizioni. Le transizioni cosa sono? Il passaggio da una scena all'altra. Ad esempio, qua ci fa vedere, vediamo, transizioni 2D o transizioni altre. Ce la permette solamente queste qua in 2D. Va benissimo, chi se ne frega. Andiamo a vederne alcune, quali sono. Ecco, ad esempio questo qua. Vedete come diventerebbe qua? Questo un po' più spessi. Andiamo a vedere ancora. Questa è una specie di dissolvenza. Facciamo una cosa, per la prima dissolvenza facciamo questa, che può sembrare anche banale, ma non lo è. Prendiamo, clicchiamo, teniamo cliccato e andiamo proprio qua all'inizio. Ce l'ha inserita e ha preso un po' da una parte all'altra. Abbiamo messo questa, quando la togliamo mettiamo quest'altra, quindi mettiamola qua alla fine. Benissimo. Andiamo a mettere quelle là strane, ad esempio questa qua, la andiamo a mettere qua. Automaticamente, visto, si è posizionata da sola. Andiamo a vederne un'altra. Sembra che pulisce il vetro. Ok, questa qua di prima. Prendiamo, la mettiamo qua. Questa cos'è? Carina però. Questa è come c'è tipo dissolvenza. Fine. Questa qua un po' più grezza. Questa qua molto più grezza, non sembra manco una dissolvenza. Questa peggio. Usiamo quella più fine. Prendiamo e la mettiamo qua. Spostiamoci. Abbiamo il nostro venditore di quadri, è per lui, a lui gli dedichiamo invece una bella stella, vediamo un po'. Ok, proviamo e mettiamo qua. Vogliamo mettere, che ne so, una dissolvenza in diagonale? E mettiamola. Poi, mettiamo il cuore. Ok, e per ultima, cos'è che ci propone? Un po' delle boiate, eh? Chiaro, ecco, i programmi a pagamento ci danno delle possibilità notevoli. Mettiamo questa, va bene. Vediamo un attimo. Possiamo variare la lunghezza? Sì. Ci mangiamo un po' di questo e allunghiamo la dissolvenza. Vedete qua sotto, sopra, che sta cambiando di colore? Perché sta appunto creandola. Ok, andiamo all'inizio. Ah, ricordiamoci. Quasi 2 minuti e 30 di filmato. Cosa facciamo? Dobbiamo trovarci una colonna sonora, no? Benissimo. Musica. Allora,
andiamo, che io so che ne propone alcune di musiche, avete visto, però lasciamo per solitamente sono delle boiate mostruose. MP3, e cosa ci vuole? Una bella baciata ci vuole, ad esempio. Vediamo un attimo se c'è quello El Torito, che era molto carina, però non mi ricordo come si chiamava di nome. Non era Don Omar. Hector Acosta. Ok. Prendiamo questa, facciamo apri. Semplicemente l'abbiamo messa lì. Come al solito. Prendiamo, afferriamo. E la mettiamo qua, dove c'è la colonna sonora. Ok? E lasciamo. Vediamo quanto è lunga. Durerà abbastanza? Sì. Anzi, noi vogliamo finire qua il video? Clicchiamo a questo punto. Anzi, andiamo indietro e trasciniamo il nostro indicatore. Lo mettiamo proprio qua all'ultimo. Un pochettino dopo. Qua tagliamo la parte di qua, la cancelliamo. E adesso noi cosa facciamo? Vediamo di regolare il volume. Andiamo dove sta per finire, dove c'è la dissolvenza. E facciamo dividi clip. Potrebbe essere questo il modo di... Controlliamo. Ok. Andiamo qua in fondo. Afferriamo. Ecco, niente, purtroppo non è possibile fare sfumare il... ma mi sembra strano, secondo me sfumare si potrà fare. Effetti sonori vari. È stranissimo, solitamente... Vabbè, per il momento lasciamolo così. Sicuramente ci sarà il modo. Vediamo se... Guardate che strano. Ecco qua, ecco qua, sì. Allora, ci posizioniamo dove vogliamo, qua. Tasto destro, aggiungi impostazioni volume. Clic. Andiamo qua in fondo. Aggiungi impostazioni volume. Questo cancella impostazioni volume. Bene, abbiamo fatto praticamente un segnalino dove vogliamo che cominci a sfumare la musica e dove invece finisce la canzone. A questo punto andiamo sul punto che abbiamo inserito, sul puntino che abbiamo inserito all'ultimo. Clicchiamo, abbiamo cliccato e andiamo giù. E avremo una dissolvenza. Perfetto! Ritorniamo all'inizio. Volendo possiamo anche qua inserire un parlato, qualsiasi cosa. Qua potremmo invece, ecco, inserire vai all'editor di titoli. Ed è anche bello carino questo qua. Classico della Pinnacle. Non saprei, utilizziamone uno qualsiasi. Andiamo su questo. Mettiamo questo, va. Clicchiamo e andiamo a scrivere. Il carnevale a Boca Chica. Anche qua possiamo mettere centrato. È carino, no? Perfetto. A questo punto qua, ok. E ce l'ha messo qua. Lo lasciamo lì, però ecco, lo portiamo un pochettino avanti. Che niente, vediamo un attimino cos'è che ci ha combinato. Intanto aspettiamo, perché vedete che sta elaborandolo tutto nelle tre parti, nella prima scena, nella transizione e nella seconda scena. A quel punto, ecco, vuol dire che l'ha elaborato e pronto. Andiamo indietro e facciamo partire il video e guardiamo. Sentimiento, Dorito!
vas a escuchar, no merezco este fin. Donde tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca me olvido. Hacia la otra no te dice, esa lluvia me siento. Por eso que tengo que verlo, con el corazón abierto. Non vediamolo tutto, ci sarà occasione di vederlo dopo. Vi piace? È entusiasmante anche la parte iniziale, quando noi appunto abbiamo la transizione, la prima, poi della foto. È bello. Sembra una cavolata farlo, lì per lì non ci si capisce bene. Non si capisce nemmeno cosa si sta realizzando, però poi dopo, quando si vede il risultato, spesso si rimane a bocca aperta, anche usando transizioni semplici come quella che viene spostata da alto in basso e via discorrendo. Perfetto, andiamo all'inizio, facciamo file, salva progetto col nome, chiamiamolo il mio filmato STX, che fantasia, è mostruosa. Questo per fermare così. Poi andiamo qua. Vedete, c'è modifica e poi c'è anche questo tab che è creazione filmato. Clicchiamo. Allora, vogliamo creare un file AVI. Semplicissimo. Schermo intero? Certo, possiamo anche farlo medio, ridotto, personalizzato. Facciamolo intero, va benissimo. Impostazioni. Ce lo creerà sul file, sul disco C. Non lo voglio lì, lo voglio da un'altra parte. Quindi impostazioni anche diverse. Clicchiamo. E questo ci dice un po' di più. La compressione, via discorrendo. Benissimo. Me lo crea su C. Vado qua invece su questa finestrella. E gli dico, no ragazzo, non crearmelo su C. Creamolo su E. In rendering. Perfetto. A questo punto posso fare subito direttamente creazione file. Se facevo web mi veniva con dei formati più piccoli, visualizzabili meglio dal web. Una cosa, allora, vedete che piano piano ci sono queste barrette verdi che poi diventano invece di nuovo nero come sono come sfondo, perché sta facendo già una sorta di rendering. Il filmato è piccolissimo, dura almeno 2 minuti e mezzo, però ci vuole lo stesso che il programma metta assieme i vari pezzi come l'abbiamo fatto noi. Creazione file, via. Allora, come al solito, gli ho detto dove metterlo e quella di sopra era solamente un'indicazione, niente, va bene, quindi siamo sempre in tempo. Rendering, chiamiamolo il mio filmato, mettiamo carnevale, Boca Chica, video elaborato, ok. E mettiamo ok. Ora guardate, creazione filmato in corso. Nel frattempo potete già un pochettino guardarlo. No, ma io non ve lo faccio vedere. Vedremo poi dopo come è andata a finire. Ti è piaciuto? Cominciate a capirci qualcosa? Benissimo. Non perdetevi dopo il tab dopo, sempre qua in questo articolo, che c'è come sarà venuto fuori questo video. Ciao, buona giornata.